Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: l'ex Miss Italia, Miriam Leone, ha deciso di darci un taglio. L'attrice sicula ha optato per un caschetto corto che, unito al suo bellissimo colore ramato, ha conquistato tutti. Immediatamente, lo scatto che la ritrae con il nuovo taglio è rimbalzato da un social all'altro. Punto eccola, bellissima, sfoggiare il suo nuovo look. Miriam Leone, la bellissima attrice siciliana, ha tagliato la sua chioma, meravigliosa con il caschetto. Miriam Leone sta vivendo un momento d'oro. L'attrice siciliana è richiestissima sia sul grande schermo che in televisione, senza contare le collaborazioni con i più grandi brand di moda che la corteggiano da tempo. Miriam è infatti una delle donne più ricercate ed amate del momento, complice la sua bravura e la sua bellezza. Di recente, l'ex Miss Italia ha deciso di dare un tocco di novità alla sua chioma. L'attrice ha deciso di sfoggiare un delicatissimo e raffinato caschetto che le dona particolarmente. Eccola in questo scatto che ha postato sul suo profilo Instagram. La didascalia recita: ho sempre donato primo miei capelli ai miei personaggi con amore. Dopo tanti anni, un taglio di capelli per me. Quelle piccole cose che facciamo solo per noi, quelle che non importa cosa pensino gli altri. Rigenerarsi così che nuove gemme diventino nuovi fiori, con un ringraziamento speciale al parrucchiere che ha realizzato il taglio. Miriam Leone, il punto di riferimento dell'attrice? La sua famiglia. Nel corso di una recente intervista rilasciata per La Repubblica, l'attrice ha parlato dell'importanza che la sua mamma e la sua nonna hanno nella sua vita. Un legame che è indissolubile e che l'ha spinta a migliorarsi sempre. Sai che mia madre è stata la prima donna della mia famiglia a lavorare? Mia nonna firmava con la X, ha portato il lutto per 40 anni. Ho avuto modelli femminili che ho dovuto superare, ma che sono dentro di me. La vera svolta è la consapevolezza che la tradizione non è una religione, ma sono i valori che ti porti dentro. Poi ha aggiunto, riguardo al successo, una parola che non amo: credo che si è già molto fortunati quando si scopre cosa si vuole fare. Se poi si riesce anche a metterlo in pratica è il massimo, ma ci vogliono impegno e fortuna. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.